Tante grazie per tutti, siamo qua nella Biennale da Firenze e con l'esquisita presenza di Diana Spiro, che è venuto lontano per stare con noi, esclusivamente, e anche il cano e il suo marito, che è il camarografo, il camarista questa sera. Bueno, guarda Diana, queste tre opere che abbiamo parlato, queste le opere più grandi oggi nel mio posto, parla di un stellar furnace, che significa quel forno stellare dove dopo di una grande esplosione stellare, come succede tante volte nel ciclo evolutivo di tutte le stelle, che ne manchino tutti gli elementi, quegli elementi della tavola periodica che sono molto pesati, come il ferro, il calcio e l'ossigeno anche. Allora, tutto quel ferro che Diana o altri avevano nel sangue è prodotto dopo di quell'esplosione. E questo è perché il pittore ha voluto fare questa rappresentazione artistica, espressionismo quasi astratto, molto astratto, io voglio dire, e facendo uso dell'acrilico iridescente. Questo acrilico metallico si chiama iridescente. Allora, iridescente, non so se conosci, sì, Diana, avevi in Torino? Bravo, avevi fatto. E mi piace molto, mi sento identificato. Tu sei, come grande artista che sei, che il pittore, l'artista, dove trovare quella cosa, quella ferramenta esatta per fare la sua interpretazione ottima. Allora, questo è l'esplicazione. E dopo queste due piccoline, che sono il mismo della serie Universo, queste rappresenta una zona dell'spazio esteriore dove si fabbricano le stelle nuove, quelle grandi cumuli come Rho Piugi, poi se le fabbricano tutte le stelle. È come un baby nursery di stelle. E finalmente Diana, ti commento, sì, che come io sono molto con la teoria del multiverso, non siamo solo un universo, siamo un multiverso. Allora, il pittore, l'artista, tratta di rappresentare nella forma espressione il fondo di tutto l'universo e con questi colori también iridescente, l'esplosione di un nuovo universo. Questo si chiama un Big Bang, e questo perché è Big Bang in un multiverso. Una forma sumamente esoterica, artistica. E per qua Diana, che io dico che il mio lavoro è espressionismo astratto. E così. Tante grazie per la vostra visita, per me è un onore avere una grande artista turinense. Una grande artista tunedense, una grande donna, e sua famiglia, un cano anche, ha venuto 350 chilometri. 3 ore e mezza. Bueno, qualche giorno starà con là. Tante grazie a voi altri per questa attenzione, e grazie a Andrea, il camarografo di questa serata. Bye bye.